Siamo nell'ospedale di un piccolo centro della provincia di Reggio Calabria. Quelle che vediamo sono anziane raccoglitrici di olive, stroncate da incidenti sul lavoro, piegate dall'artrosi o dall'anchilostoma, dopo una vita di lavoro durissimo, a molte di loro non resta altro che la carità pubblica, l'ospedale pagato dal comune. Il traguardo della pensione è il più ambito fra le raccoglitrici, ma non è facile da raggiungere. La via più breve è l'invalidità giovanile. Chi ha raggiunto il felice stato del pensionamento affolla alla fine del mese gli uffici postali. Riscuoterà, dopo paziente attesa, la somma di lire 12.000. C'è qualcosa di sacrale nella cura con la quale le anziane raccoglitrici conservano il libretto avvolto in bianchi panni di tela o di lino. La piccola chiesa di campagna è spesso il luogo del riposo e del conforto. Molti uomini sono emigrati. I paesi sono popolati di vecchi, di donne, di ragazzi. Alle donne è rimasto il peso della famiglia. In qualche caso esse sanno che i mariti non torneranno, che si sono creati una vita altrove. Sono le vedove bianche, numerose in tutto il sud. Il lavoro delle raccoglitrici continua ad essere considerato come un lavoro sussidiario nell'economia familiare. Finisce invece per diventare la principale o l'unica risorsa di una casa. Il triciclo, il carrettino, sono doni di Natale. Servono per il gioco, ma anche per raccogliere e trasportare olive. In questo angolo di Calabria, al tempo del raccolto, c'è nell'aria come un'inquietudine, una sorta di febbre che finisce per contagiare tutti. L'olivo è il frutto più prezioso della terra, ma non si lascia cogliere senza fatica. Le raccoglitrici lavorano per 7-8 ore al giorno e nella stagione più fredda. La fatica è tremenda e bisogna fare presto. C'è il guardiano ai diretti ordini del padrone che sollecita. Il frutto non può restare sulla terra, se no marcisce. Esistono, a insidiare la vita delle raccoglitrici, malattie professionali temibilissime, che piegano le fibre più robuste e invecchiano anzitempo. Sono l'artrosi e l'anchilostomiasi, portata da un vermetto che si introduce nell'organismo e distrugge tessuti preziosi, fino a provocare forme assai gravi di anemia. Quando la raccoglitrice resta priva di assistenza, è un dramma. Eppure, per aver diritto al medico e all'ambulatorio dell'INAM, deve avere al suo attivo 51 giorni di lavoro e di contributi pagati ogni anno. Talvolta non è facile lavorare 51 giorni in una stagione. Più spesso non è facile farsi pagare i contributi. Eppure, in queste condizioni di vita, la malattia è sempre alle porte di casa. Thank you.
sotto gli uliveti, in Calabria la macchina non è ancora arrivata e nulla sostituisce ancora la mano della raccoglitrice. Tuttavia le paghe sono basse. Secondo il contratto di lavoro 295 lire l'ora. In realtà una giornata non frutta più di 1200-1300 lire. Le necessità del raccolto, il maltempo, il viaggio da casa all'uliveto e il ritorno occupano tutto il giorno. E alla sera c'è ancora da lavorare in casa. E la giornata di lavoro comincia assai prima dell'alba. La sveglia è alle 4 del mattino. C'è da preparare il poco cibo da portare in campagna, da pensare ai bambini e da pulire la casa. Poi, assai presto, passa il furgone che porta all'uliveto. I furgoni sono preceduti dalla macchina del guardiano, che è anche colui che recluta le raccoglitrici. In molti paesi della Calabria, il reclutamento avviene sulla piazza, senza alcuna forma di tutela. L'olivo è un segno di pace e di prosperità. Basta sognarlo per avere bene. Ma la ragazza che va all'uliveto canta una canzone che dice: le foglie dell'olivo sono amare.